Grande successo a Cortona per la prima edizione del Cortona Piano Festival, una rassegna che grazie ad un mix di interpreti prestigiosi e giovani talenti ha portato per qualche giorno la grande musica per pianoforte al centro della vita cittadina. Nella penultima serata l'Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani con Natalia Trull al pianoforte. Cortona is an unbelievable city, very nice, very special, and it's my first visit to Cortona, and by the way, theater is very good for a classical concert because the acoustic is very good, fantastic acoustic, the piano is very comfortable, the orchestra is very okay, Il festival si chiude nel giorno di San Lorenzo con un concerto dedicato a Luca Signorelli. Se dobbiamo tracciare un bilancio di questa prima edizione di Cortona Piano Festival, devo dire che è veramente un bilancio ampiamente al di sopra delle nostre aspettative e penso che la città e la popolazione turistica abbia dato una splendida risposta alla nostra proposta concertistica e alla nostra proposta relativamente alla masterclass dei ragazzi. Gli eventi sono stati seguiti con attenzione da un pubblico di ogni nazionalità e anche di ogni età, perché abbiamo visto tanti bambini, ragazzi ai concerti, abbiamo visto persone ritornare a tanti eventi, sia quelli che avevano visto coinvolti i maestri, sia quelli che hanno visto gli allievi protagonisti, e quindi non potremmo essere più contenti. Speriamo e ci aspettiamo anche dal numero di prenotazioni che abbiamo visto che questa serata sarà veramente un degno coronamento di questo evento e che poi ci porterà domani a chiuderlo con il concerto finale dei ragazzi nel migliore dei modi. Cortona Piano Festival prende il via quest'anno, la prima edizione, siamo veramente molto felici di questa nuova edizione che dedica un intero concerto alla figura di Luca Signorelli, che quest'anno ovviamente per cui si celebrano i 500 anni, e credo che non ci possa essere omaggio più gradito che il concerto di Schumann in La minore, che è uno dei capolavori della musica classica.